Franca Viola disse: «Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Io non sono proprietà di nessuno». Secondo la morale del tempo, una ragazza uscita da una simile vicenda avrebbe dovuto sposare il suo rapitore, salvando l'onore. L'articolo 544 del codice penale sanciva estinzione del reato se la ragazza si fosse sposata con il rapitore. Lo stupro era un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume e non contro la persona. Franca Viola non accettò, pertanto fu condannato. Nel 1996, dopo tanti anni, si era riconosciuto dalla giurisdizione italiana lo stupro come reato contro la moralità. Pensa che le donne oggi hanno più coraggio o pensa che con l'abolizione di questo articolo non sia cambiato nulla? Buongiorno a tutti. Voglio partire da una frase. Franca Viola disse: «Io non sono proprietà di nessuno». Una frase che ha una forza prorompente, non solo perché pronunciata in un contesto normativo e sociale, qual era quello del tempo, e quindi un contesto in cui era messo nero su bianco che l'uomo era il capofamiglia, quindi l'uomo, marito, padre, era il padrone della famiglia e la donna era obbligata a seguire la volontà dell'uomo, a subirne l'autorità. In un periodo in cui i reati sessuali erano reati contro la moralità pubblica, quindi non era concepito e concepibile un diritto della donna vittima di violenza carnale a una libertà di autodeterminazione anche nella sfera della sessualità, come vittima per aver subito un pregiudizio nella propria corporeità e nella propria libertà. Questa frase denota la consapevolezza che Franca Viola aveva di sé, della propria identità, della propria dignità umana come titolare di diritto e meritevole di tutela come persona. Lei si riconosceva padrona di se stessa, della propria vita, della propria libertà, della propria individualità, della propria autonomia. Non si vedeva come subordinata all'uomo, non si sentiva responsabile. Ecco perché lei disse no al matrimonio riparatore, desiderando invece la punizione del suo stupratore, sebbene fosse una persona che lei, con la quale lei aveva avuto dei legami affettivi e quindi con il suo no, con questo suo atto di ribellione, andava incontro a possibili pregiudizi da parte della società. Tant'è vero che fu anche accusata di essere consenziente, fu considerata una fuga d'amore proprio perché si conoscevano, avevano avuto legami in precedenza. Vedete l'attualità di questa vicenda. L'attualità di questa presa di coscienza di Franca Viola, una frase che ci fornisce una chiave di lettura anche oggi per capire le dinamiche della violenza dal punto di vista dell'uomo e dal punto di vista anche della donna vittima di violenza. Sebbene a livello normativo siano stati fatti dei passi avanti, anche sulla spinta delle lotte per l'emancipazione femminile e dei principi sanciti nelle carte transnazionali, in documenti transnazionali che hanno valore universale, come la dichiarazione della Convenzione per l'eliminazione della violenza sulle donne nel 1993, come più recentemente la Convenzione di Istanbul nel 2011, che hanno sancito che la violenza sulle donne è la più grave violazione dei diritti umani perché colpisce il diritto alla vita, il diritto alla salute, alla libertà, alla dignità delle donne.
documenti che riconoscono la natura strutturale della violenza perché proprio connaturata alla concezione, quindi a come vengono concepiti i rapporti uomo-donna, e quindi con una violenza che trae origine dalla concezione che il rapporto uomo-donna sia un rapporto basato sul potere, sulla forza, sulla supremazia, e quindi specularmente da un'idea di inferiorità della donna, di subalternità della donna rispetto all'uomo. Ecco perché dire io non sono proprietà di nessuno è una frase che è importante anche oggi, perché ancora oggi, nonostante l'evoluzione normativa e nonostante tanti passi avanti sono stati fatti, per contrastare la violenza rimane un'emergenza, e la violenza va ancora studiata, va ancora capita dal punto di vista culturale. L'effettività della legge richiede un cambiamento culturale, perché il clima culturale è ancora, nonostante tutto, improntato alla tollerare relazioni tra i sessi in cui ci sia una sostanziale diseguaglianza tra l'uomo e la donna. Rapporti, relazioni uomo-donna ancora influenzate dall'idea della supremazia, dall'idea del possesso, dall'idea della dominazione, e dall'idea della donna succube, della donna condiscendente, della donna fragile, che subisce la personalità dell'uomo. Questo ovviamente, sebbene sia scritto la legge, comunque a livello l'impianto normativo sia proiettato verso la repressione di determinati reati, verso il contrasto alla violenza e alla protezione della vittima. Da ultimo il codice rosso, che cercando di adeguare l'ordinamento interno alle linee guida della Convenzione di Istanbul, che pone come obiettivo anche la protezione della vittima, e quindi una maggiore risposta alla richiesta di tutela e di protezione da parte della vittima per accompagnarla fuori dalla spirale della violenza, nel percorso di uscita dalla violenza, ha previsto tempi di risposta più immediati per arrivare il prima possibile al processo. Ma il retaggio culturale è ancora forte, caratterizzato da profondi stereotipi sessisti, dalla disuguaglianza tra i generi, e quindi in questo senso la donna si sente vittima non solo perché ha subito la violenza, ma si sente vittima perché ancora ha paura di non essere creduta, perché è accusata di essere in qualche modo con il suo comportamento anche in parte responsabile della violenza, e perché si sente in colpa, perché ha in un certo senso tradito in parte quel modello di donna accondiscendente, di moglie, di donna che ha la funzione di cura dell'uomo. Ecco perché è molto importante passare attraverso l'educazione alla reciprocità dei ruoli, l'educazione al rispetto, l'educazione ad avere la consapevolezza della propria identità che entra in relazione con l'identità dell'altro, affinché ci sia il riconoscimento della propria autonomia, della propria dignità,
anche nel momento in cui si entra in relazione con l'altro, l'educazione ai sentimenti per capire che le insicurezze e le fragilità non hanno genere, così come anche la forza e l'autonomia e le capacità non hanno genere. Per l'educazione al fallimento, cercare di capire che tutti possono subire un rifiuto, che il dolore è un'emozione che va vissuta, che non bisogna vergognarsi di provare determinate emozioni, in modo da scardinare quell'idea che vuole l'uomo e la donna come antagonisti, come opposti, come in una condizione di subalternità l'uno all'altro.